nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora a classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. Questo programma è offerto da Schroders. Bentrovati da Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Spread sopra 300, boiling point sempre vicino. Reti ad alto rendimento su Piazza Affari. Fideuram ISPB, manovra d'attacco. Giacomelli ricomincia da Azimut. Strategie di investimento sulla strada di M&G. Milano a tutta blockchain. Spread ancora sotto pressione. Il differenziale tra BTP e Bund a 10 anni è rimasto sopra quota 300, non troppo lontano dai 400 punti. A detta di alcuni analisti, è questo il punto di non ritorno per il mondo bancario, con diversi istituti costretti a varare piani di rafforzamento patrimoniale. Non aiuta l'impasse della maggioranza sulla manovra. Nodo maggiore, la cosiddetta pace fiscale. Nuove opportunità di investimento a Piazza Affari, sulla scia delle vendite di questi giorni. Si tratta di azioni tra big e mid cap che già storicamente vantano un alto rendimento del dividendo. Alle quotazioni attuali sono circa 20 i titoli che hanno un dividend yield superiore al 5%, come riporta finanzaoperativa.com. Tra questi alcuni nomi noti del mondo delle reti, Azimut, Mediolanum e Banca Generali, rispettivamente con un dividend yield all'8,2, 7,36 e 6,15%. Paolo Molesini guarda al futuro. In un'intervista ad Affari e Finanza, la DD Fideuram Intesa San Paolo Private Banking definisce gli obiettivi di sviluppo della società. Vogliamo diventare una delle prime 5 private bank in Europa e la seconda nell'Eurozona per masse gestite, ha dichiarato Molesini, indicando Argentina, Brasile e Uruguay come possibili target per lo sviluppo della società. Nuovo rinforzo in casa Azimut. La divisione Global Advisory, focalizzata sui servizi di consulenza evoluta a clienti a elevata patrimonialità, cresce con l'ingresso di Massimo Giacomelli. Manager affermato e di lunga esperienza, già alla guida della rete di Widiba, in Azimut lavorerà rispondendo ad Alberto e Alessandro Parentini, in qualità di Executive Manager per sviluppare le attività commerciali su tutto il territorio nazionale. Riparte da Milano il 16 ottobre il roadshow M&G Live, strategie di investimento in primo piano di M&G Investments, nuova edizione del ciclo di appuntamenti sul territorio rivolti agli investitori professionali. Fino al 30 ottobre il roadshow farà tappa in 20 città italiane. L'obiettivo è dare un aggiornamento alle reti di consulenza finanziaria e private banking sui mercati e sui principali comparti multi-asset e fixed income della casa. Per conoscere tutte le date visitate blurating.com. Si è svolta a Milano Twico Convergence, la prima investor conference italiana su fintech e criptovalute dedicata agli strumenti di fundraising tradizionali e innovativi. Tavole rotonde e speech di innovatori hanno caratterizzato la due giorni della conference. Un approfondimento sarà in onda su Rete Economy martedì 16 ottobre alle 21, con le interviste a tutti i protagonisti. Il consiglio del giorno è Piaggio. Buy per Banca Akros a 3,1 e per IMI a 2,6 euro. Continua la forte crescita sul mercato indiano dei veicoli leggeri, con Piaggio che aumenta le quote di mercato salendo del 20,2%. Vediamo insieme top e flop performance di giornata per i fondi comuni di investimento aperti al pubblico retail. Miglior risultato per un prodotto di casa Schroder, mentre la maglia nera va a un fondo di Wellington. Qui da Blue Rating News è tutto, alla prossima! Questo programma è offerto da Schroders. Nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola.